punto che è un punto molto cruciale e difficile, io credo che l'OBT ci possa aiutare perché lo conosco bene come processo che ho vissuto, insomma in modo ulteriore ci vuole insegnare trascendere e includere. Trascendere e includere lo dice in una parola, o in modo ulteriore dice una parola, ma è un viaggio infinito. Tutti noi veniamo da un'ipertrofia della razza, tutti noi veniamo dal dualismo. Prima non ce ne accorgiamo, siamo dentro nel castello. Poi cominciamo ad accorgercene, cominciamo la nostra lunga battaglia guerriera per cercare di liberarci da. E mettiamo in moto delle strategie per farlo. Per una fase ci sta, ma non è la soluzione. Perché quelle due, ancora, la pratica separata dalla teoria. Pensa a quadrato cerchi. Infatti, in modo ulteriore ci dice, guarda che teoria e pratica sono uno, non sono due. Dualismo e unità sono due se li vede separati, ma l'unità avviene attraverso il dualismo. In base a quello che tu fai al due, cogli l'unità. Il tre, il due che si fa uno, è il due che si fa uno. Non il due che viene combattuto in favore di un uno. Pensiamo al quadrato cerchi. Se il quadrato è la mente duale e il cerchio è la mente unitiva, l'integrazione la fai accorgendoti che nel due c'è l'uno, che il quadrato è dentro nel cerchio. Non dicendo il quadrato è male e il cerchio è bene. Devo riuscire ad andare oltre la mente, ad essere nell'uno perché il due non va bene. È proprio trascendendo e includendo il due, proprio con quello che tu fai al due, che coglie l'unità. La dimensione razionale, che è la mente che divide, è una base fondamentale per andare oltre. Non si va oltre. Se non si ha una buona razionalità, non accedi al transpersonale. Accedi ai sottoprodotti del transpersonale, accedi alla New Age, accedi a tutta una serie di fughe nello spirituale, ai famosi bypass spirituali. Metti in pausa la mente in qualche modo, ma la vera trasformazione è quando fai del 2-1. Quindi quando ti appoggi su una sana razionalità, pensiero critico, piano cognitivo e fai il salto che trascende e include, questo salto è attraverso un salto di consapevolezza, cioè di riconoscere il quadrato nel cerchio, di riconoscere in modo ulteriore il cerchio più grande che comprende il cerchio bianco e nero della dualità, che avviene sempre per insight, avviene sempre per salti. Ah, ecco, è una sfida costante perché la fenice del dualismo risalta fuori. In tutti i modi, c'è Ferrer che lo chiama il cartesianesimo sottile, cioè salta fuori da tutte le parti. Ogni volta che ne mettiamo in moto una strategia siamo nel due. Ogni volta che consideriamo qualche cosa che va appunto combattuto, eccetera, è sempre trascendere, includere, è valorizzare quello che c'è prima. Non è mai escludere. E ovviamente è un viaggio infinito. Perché diciamo, guarda che è l'insight la vera conoscenza e solo tu puoi averla. L'altro, il mondo, il terapeuta può preparare le condizioni per ricevere l'insight, ma se non hai l'insight non ce l'hai. E il modo ulteriore lo cogli con l'insight, l'oltre la mente lo cogli con l'insight, il due che si fa uno lo cogli con l'insight, non lo cogli con ragionamento. Perché certo, quanti non ti dicono, sì, certo, non c'è il giorno senza la notte, non c'è il bene senza il male, non c'è il male. Sì, Assolutamente. va bene allora, come dice il buon Don Juan, le spiegazioni non sono mai sprecate perché preparano la strada alla conoscenza silenziosa. La vera conoscenza è quella silenziosa, la spiegazione può essere fuorviante o che ti aiuta, ti mette sulla strada. Ti mette sulla strada, ma poi ci vuole un salto. Se pensi di raggiungere, di uscire dalla mente con la mente, non ci esci. Quindi è vero che quindi il piano cognitivo non sarà il leggere i libri di BTE, ma la costruzione di mappe funzionali a navigare l'unità è necessario, perché altrimenti le mappe cognitive che hai sono sempre duali. E allora tu, anche se vivi un'esperienza, poi dopo la rielabori all'interno di un'ottica duale. Perché sto insistendo tanto ultimamente su costruirci una fenomenologia del sé? Cosa vuol dire essere nel sé? Non solo come esperienza interiore, quindi raccontare, ma anche stadio di pensiero. Con quale stadio di pensiero io sono? Stato di coscienza unitiva e stato di pensiero integrale dovrei avere. Come funziona? Cosa significa pensiero integrale? Cosa significa lasciarsi pensare dal sé? Perché io posso costruire la fenomenologia del sé, so quando ci sono e quando non ci sono. Ok, ma quando ci sono, come funziona la mia mente, cioè come organizza la mia esperienza? Chi se ne impossessa? Ancora qualcuno che ha una modalità duale di organizzazione?
Oppure cosa significa lasciarmi pensare da sé? Ma per fare questo io devo avere la mappa che mi dice guarda che esistono diversi stadi di pensiero. Cioè la mente, tra virgolette, non è una, la mente sono diversi stadi. La mente è il modo con il quale organizzi l'esperienza. Non c'è un solo modo di organizzare. Ci sono i modi pre-razionali, c'è il modo razionale, ci sono i modi sovrarazionali. E allora è necessario che io abbia la mappa che mi dice guarda che c'è un modo sovrarazionale di pensare. Ah, guarda che pensare non è male, primo. Secondo, pensare non è solo una co quella cosa lì che ti fai le menate. Pensare può anche essere farti pensare da sé. Allora, devi avere la mappa che te lo dice. Ah, ok. Allora, mente non è, cioè, dualismo allora non è solo, ma io posso. Una volta che hai la mappa e che sai che puoi farlo, e poi si tratterà di costruire la fare esperienza e costruire la fenomenologia dell'essere pensati da sé. Pensiero integrale può coincidere con l'ispirazione del poeta, piuttosto che no, l'insight o il channeling, è quel modo di pensare che ti fluisce da dentro, ti senti pensare. Questi sono aspetti che sono sostenuti e aiutati dalla comprensione del modo ulteriore del quadrato C, che ho detto, trascendimento e inclusione.